dell'ultima canzone dei Sonora featuring Hevia si chiama Libertà, ma siamo arrivati finalmente al momento dei live e la prima canzone che ci andiamo ad ascoltare del nostro Davide è Talking About Revolution di Tracy Chapman, quindi è una cover. Sì. Buon ascolto, ragazzi. Di Tracy Chapman, parliamo un pochino di questo pezzo. Come mai hai deciso di cantare questa canzone? Comunque in inglese devo dire che è una pronuncia spettacolare, quindi grazie. Davvero davvero molto molto bello. Come mai? Ho trovato una canzone abbastanza tosta, cioè per il sociale. Sì, per il sociale, ma anche perché ci sono particolarmente legato, perché è una canzone che mi è sempre piaciuta, ma che ho anche cantato in un momento determinante X Factor, quindi il mio primo ballottaggio. Quindi è stato un momento che una canzone che mi ha dato molta carica. Yes. E quindi mi piace rifarla sempre. E infatti, tra l'altro, stanno arrivando insomma tanti messaggi appunto anche sul nostro Facebook dai ragazzi che ci stanno ascoltando. E quindi c'è Vane, c'è Lavinia, c'è Ari, c'è Valeria, insieme appunto ovviamente a tutte le ragazze e tutti i ragazzi che sono qui nei nostri studi. Detto questo, però, è arrivato il momento del secondo live che ci regali, sempre di Tracy Chapman. Questo no, Beatles, sì, scusa, c'hai ragione. No, scusate, è vero, perché avevo scritto male. Come Together, sì. Davide Mogavero. You come on flat top, he come grooving up slowly. He got Jojo Hybo, he won rolling, rolling. Air down to heal me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now. Over me. You and Ocean Sun. Yeah.
Bravissimo, bravissimo Davide. E allora ti voglio chiedere, a proposito di queste due cover che ci hai regalato, saranno incluse anche loro nel tuo EP o sarà solo di inediti quest'album? No, sarà solo di inediti e tra l'altro il mio primo EP di inediti, quindi voglio tenerlo dedicato giustamente soltanto alle novità. Sì. Ragazzi, io vi prego di guardare lo studio verde, le nostre fan che applaudono, clap clap, e dicono bravo, bravissimo. Con i cartelloni fatti a casa, cioè nel senso qua con il materiale che avevamo qui a Radio Luisa, ovvero i nostri meravigliosi rotoloni che ci servono. Quindi insomma. Perfetto, allora continuiamo a chiacchierare tra pochissimo con Davide. Vi ricordo quindi, se avete delle domande da fare, scrivete sul nostro blog, sul nostro Facebook. Intanto la numero 3 ci sono i The Wanted che salgono di ben The Wanted alla posizione numero 3, che sono il Jump the of the Wanted, Day. Come hai detto bene alla British? Allora, e quando è troppo inglese, è troppo inglese, e quando è troppo italiano, è troppo italiano. Allora decidi. Bellissimo, ecco, invece. Oh. No, ero emozionata. The Wanted with the Wanted. Warzone. Mazza amato la Jump of the Day. Vabbè, sì, basta. Basta, ok, perfetto, molto bene. Allora, invece, continuiamo a parlare del tuo album, Davide. Sì. Dove c'è anche un duetto con Jack Rubinacci di In She Makes Me Feel. Sì. Che tra l'altro tra pochissimo ci andremo ad ascoltare. Ci vuoi parlare appunto di come è nata anche questa collaborazione? Beh, era una vecchia conoscenza del mio produttore, quindi ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a lavorare insieme su alcuni pezzi. Lui è venuto qui in Italia direttamente dalla Norvegia e quindi è nata questa collaborazione. Poi lui è un artista formidabile, quindi è veramente un onore aver collaborato con lui. Perfetto. Come abbiamo già sentito, effettivamente è una pronuncia inglese molto molto buona, e quindi dire, se te lo dice Ludovica, cioè, molto, guarda, molto bravo, cioè. No, però effettivamente penso, vabbè, che anche la sua vocalità si sposi bene con questo tipo, cioè con questa lingua. Quindi adesso c'è da chiedersi, tu preferisci cantare in italiano o in inglese? Beh, in italiano riesco a esprimere meglio quello che provo. In inglese mi piace perché è un mondo a parte, quindi c'è altre sonorità, è diverso. E senti, visto che appunto il primo brano che ci siamo ascoltati, Benvenuto al Mondo, è scritto appunto interamente da te, volevo chiederti come nasce l'ispirazione per scrivere i brani. Hai un luogo magari preferito che tu utilizzi nella tua casa per scrivere le canzoni? Beh, la mia stanza. Quindi una stanza tutta mia, lì poi dipende anche dagli stati d'animo, a volte anche i viaggi ispirano tantissimo. E situazioni strane, positive, tipo negative, tipo questa. Molto particolare. Sì. Comunque, allora, tra pochissimo ci sarà il secondo giochino di quest'oggi, anche l'ultimo, tra l'altro. Ah, e ti volevo fare i complimenti anche, che arrivano appunto sul nostro Facebook, da parte di Ari, che dice addirittura sei migliorato, secondo lei, rispetto insomma alle ultime volte che ti aveva ascoltato. Quindi davvero tanti complimenti stanno arrivando anche sul nostro sito. Grazie. Detto questo, ce n'è ad ascoltare la first listen di quest'oggi, che è il nuovo singolo che probabilmente farà ballare tutta l'estate, con Dance Again. Cioè, Mato la spensava che io non sapessi come si chiama, come si chiamasse la canzone, tanto che visto che sul nostro Win Radio c'era scritto 07, pensava che dicessi 07, invece lo sapevo che si chiama. Giustamente, non è che diceva 07, avrebbe detto 07, ragazzi. Comunque, a proposito di pronuncia inglese, Serena dice che è la pronuncia inglese migliore addirittura della regina Elisabetta, quindi cioè siamo a livelli veramente oceanici, direi. Oceanici, io direi la manica. Ma anche oceanici, anche oceanici. Comunque, arriviamo al momento del nostro secondo giochino di quest'oggi, ovvero del Sara Luis. Sara Luis o non Sara Luis? Certo che Sara Luis. Allora, di che cosa si tratta? Che cos'è il Sara Luis? Oh, Franco! Questo è Franco e non c'entra niente. Parliamo praticamente, presente Sara Banda? Sì. Noi ti facciamo ascoltare dei pezzi di canzone, tu devi dirci chi la canta e qual è il titolo della canzone. Noi non siamo cattivi, quindi te la facciamo sentire tutta per bene, non in versione MIDI. E questo è molto già divertente, perché ti dico, canzone cult del 1996, tu avevi praticamente solo 3 anni quell'anno, quindi però per noi è cult. Invece penso che anche per te sia cult. Macarena, che è? No. Esattamente, adesso ti chiediamo chi la canta. Dai. Penso che non lo sapessero nemmeno i nostri autori. No, non lo sa nessuno. Tu lo sapevi, Dani. Allora, sono quelli del fiume. Quelli del fiume in spagnolo. Allora, ancora più terrorizzato. È più terrorizzato del gioco di prima, ragazzi. Non lo voglio dire. Allora, guarda, quelli si dice come Los Angeles, quindi Los. Okay. Del fiume. Los Fiumos. No, Los
del fiume. Però loro non dicono fiume, dicono come. Ma dicono fiume. Come delle amazzoni, come si dice il delle amazzoni? Il delle amazzoni. Il rio. Il rio, Los del Rio. A Macarena. Chiediamo anche. Ci balli un pezzettino di Macarena? Ma non si vede. E non ti preoccupare, tanto abbiamo la registrazione. Vedi? Bravissimo. Ragazzi. Passiamo alla prossima categoria. La categoria Sanremo del 2011. Quindi lo scorso. Sì, l'avevo capito che era lo scorso, grazie. Categoria giovani. Piacendo, mi giro e poi mi guardo intorno, svengo. Micaela Fiume, c'è fumo e cenere. Fumo. Non è fumo. No, fumo e cenere era dei Finlay, però la cenere ci sta. Fumo e parole. Prima del fumo che ci stanno. Cioè il fumo è l'ultimo momento del fuoco. Quindi esatto. Fuoco e cenere. Vedi però. Che sapeva. E Andrea invece, pensa, il nostro Andrea Rinci, direttore della nostra radio, che è venuto pure a Sanremo l'anno scorso, non si ricordava per niente di questa canzone. Pensa te, succede. Dove va a finire questa radio? Ma comunque, siamo alla canzone invece improbabile, che è l'ultima, anche così, insomma, ti salviamo da questo momento. Del 2008. Recente. Allora, la voce forse la potresti indovinare, perché è una voce che ha cullato, insomma, ci ha portato. L'abbiamo sentita tutti, da tutti quanti, di noi giovani, nel bene e nel male. A me non faceva impazzire, per esempio. 2008? Sì, però considera lei. Ma dai, sempre Sanremo? No, è improbabile, improbabile la categoria. Perché lei, diciamo, ha tutto un altro genere per cantare. Cioè, lei canta tutte altre cose. Però ha deciso, giustamente. Laura? No. Ti ricordi Puffi? Sì. Chi li cantava Puffi? Aspetta. È un cereale. Non mi importa. Aspetta. Cioè, la Cri. Cristina D'Avena. Cristina D'Avena. Con Tutto sa di te. Che non è una canzone dei cartoni animati. Ovviamente. Infatti, l'unica canzone che lei ha cercato di fare, insomma, per un mercato improbabile. Diverso. Improbabile, infatti. Improbabile. Ah, abbiamo un'altra canzone. Non capisco, non mi sento, ma va bene. Comunque, insomma, devo dire che è andato bene, dai. Bravo. L'hai indovinata di prima, però. Meglio anche di prima è andato bene. No, anche prima, dai, tutto sommato con i nostri suggerimenti e aiutini. Adesso ce n'è un'altra che noi però non sappiamo, quindi non so come aiutarti. Spero di anche capirla. Anche perché probabilmente non la capiamo nemmeno noi. Cioè, in realtà forse so già che cosa possa essere e mi auguro che perché sia tu quella. Sai e io no. No, mi auguro perché, conoscendo le menti purtroppo che ci sono all'interno giusto di questo programma, posso purtroppo dedurre che cosa. No, questa la dobbiamo indovinare pure noi, penso. Stringimi fuori. Allora, questa è cantata da una signora dai capelli rossi, sì, che non è Anna. E neanche Noemi. Non è neanche Noemi, non è nemmeno Fiorella Mannoia. Rimane. È una che tweet. Stanno facendo le imitazioni in questo periodo a quelli che il calcio, cioè Virginia Raffaele, che è bravissima nell'imitarla. Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, vede, grande. Suggerita ovviamente anche dalle tue fan, che vedi. Abbracciami forte. E la canzone era questa. In un momento, insomma, un po' di poca sobrietà di Ornella. Comunque, sì, diciamo raffreddori, chiamiamolo così. Comunque, adesso è arrivato il momento di ascoltarci appunto la tua canzone, che è questo duetto appunto con Jack Rubinacci, che sarà contenuta nel tuo prossimo album, She Makes Me Feel, Davide.